In casa Lecce è partito il nuovo corso, la società alla ricerca del nuovo allenatore. Circolano varie voci, ma il favorito sembra essere sempre Pasquale Padalino. Le parti hanno avuto un confronto e tuttora la dirigenza giallorossa non ha completamente sciolto le riserve. Le alternative portano i nomi di Calori e Sabatini, pertanto nulla è stato ancora deciso e il discorso guida tecnica verrà approfondito soprattutto nei primi giorni della prossima settimana. Prima ci sarà la presentazione del nuovo DS Mauro Meluso in programma questo sabato. Tuttavia, il nuovo uomo mercato sta già lavorando sotto traccia per tentare di assicurarsi alcune pedine, specialmente di sua conoscenza. Il primo arrivo potrebbe essere Andrea Rigoni, 27enne regista di centrocampo. Il secondo, Andrea Lamantia, attaccante che ha realizzato 13 gol nell'ultima stagione. Entrambi hanno vestito la maglia del Cosenza nel campionato appena concluso. Infine, il sogno per l'attacco è Giuseppe Caccavallo, punta imprevedibile che con 15 reti ha trascinato la Paganese alla salvezza. Il forte mancino non ci penserebbe due volte a tornare in Salento e lo ribadisce a gran voce. Sempre desiderato un mio ritorno. Adesso c'è stata questa chiamata, vedremo cosa può dire il direttore, perché dice che deve prima valutare scegliere l'allenatore. Guarda, voglia ne ho tanta, ho sempre spesso il mio desiderio ogni anno, ci sono sempre andato vicino, però poi alla fine non si è mai concluso nulla. Quest'anno, dove sono maturato tanto, so di poter dare qualcosa in più a qualsiasi squadra andrò, specialmente in una società come Lecce che sono il primo tifoso. Dunque, grande voglia da parte dell'attaccante di tornare in Salento dopo l'esperienza nelle giovanili. Per il resto, tutti i profili di spessore che dettaglio non di poco conto arriverebbero a parametro zero. Per quanto riguarda il discorso rinnovi, diversi calciatori dal 30 di giugno andranno in scadenza di contratto. In totale sono 7, tolto Perucchini ormai del Bologna. La riconferma però dovrebbe arrivare solo per alcuni elementi. In questi giorni sono sotto esame le posizioni di Raffaele Alcibiade, con il quale secondo accordi è prevista un'eventuale opzione, Giuseppe Abruzzese, Matteo Legittimo e Juan Ignacio Surraco. Quest'ultimi potrebbero ricevere molto presto una chiamata da parte della società. Chi invece è destinato a salutare sarà Alessandro Carrozza e con molta probabilità anche Davide Moscardelli. Il centravanti, nonostante abbia messo a segno 12 reti e per due stagioni abbia raggiunto la doppia cifra, ha comunque 36 anni e, vista la nuova politica, non rientrerebbe più nei piani. Nulla è ancora stato deciso, ma la sensazione è che il bomber sia ormai prossimo a saluti.